Bentornati a Breakpoint. Stiamo parlando della crisi del mondo del lavoro a Bari, in provincia, ma parliamo anche di primarie, eh, di job act, di tutta l'attualità politica di questi giorni. Lo stiamo facendo con degli ospiti illustri che ci stanno accompagnando in questo percorso. Andiamo a sentire però ora subito una breve dichiarazione del leader nazionale della CGL Susanna Camusso che è al centro delle cronache ovviamente in questi giorni per quanto sta avvenendo a Roma. L'intervista realizzata qualche giorno fa da Andrea Tedeschi. Il Paese ha bisogno di una visione comune e di risposte che siano comuni e che queste partano dal fatto che ci siano soluzioni concrete di creazione di lavoro, che non ci sia distribuzione di risorse a pioggia, che ci siano delle scelte di politica industriale, che si indichi qual è l'idea di sviluppo del Paese, su questo si concentrino delle risorse e quindi non si abbia... Come dire, nessuna reticenza nel distribuire diversamente la tassazione rispetto alle grandi ricchezze, ai temi della corruzione e dell'evasione e a una qualità di intervento anche da parte delle stesse associazioni e delle imprese rispetto a quelle che corrompono, a quelle che vengono meno la responsabilità solidale sugli appalti. Un'idea di un paese che dire, decide il suo futuro. Pino Giasmundo, segretario, della CGL, segretario generale della CGL Bari, ovviamente lei non può che essere d'accordo con Susanna scrive. Camusso. Prima di andare in pubblicità il consigliere regionale Mario Loizzo eh, diceva che effettivamente però il governo Renzi attraverso il suo Jobs Act sta cambiando molto nelle politiche del lavoro. Praticamente eh, lui era in disaccordo soltanto sulle novità relative all'articolo 18. Siamo in disaccordo anche noi, diciamo, rispetto alle novità dell'articolo 18, ma anche rispetto uh, al Jobs Act. Uh, Lì, intanto c'è una filosofia che viene meno, che era quella del, lo diceva poc'anzi Susanna Camus nella sua intervista, c'è bisogno di discutere, di mettersi insieme, di ragionare su quali sono le politiche migliori per creare lo sviluppo del Paese, c'è bisogno di capire quali sono gli errori commessi, un po' da tutti, se vogliamo, rispetto a come si è affrontata la crisi e quindi costruire anche dei momenti di confronto per provare a traghettare il Paese da questa condizione, che è una condizione che crea sicuramente alle fasce più deboli grandi difficoltà, a una condizione di sviluppo per far star meglio il nostro Paese. Intanto è venuto meno questo, è venuto meno il confronto. È molto meno diciamo, la filosofia attraverso la quale, eh, nel confronto, si potevano mettere insieme le forze migliori del Paese in una condizione complicata come questa e trovare le soluzioni migliori possibili, anche diciamo, mettendo a disposizione idee e intelligenze e trovando le mediazioni possibili. Non è la prima volta che questo Paese affronta la crisi, e non è la prima volta che questo Paese esce dalla crisi, ma ne esce diciamo, con una condivisione di progetto. Anche altre volte il sindacato, probabilmente, Mario Izzo. Poi vedendo il sindacalista come me eh, si è ritrovata a dover sottoscrivere, a dover affrontare momenti di crisi come questo e farlo in diciamo, una condivisione di progetto comune di prospettiva. Questo non c'è stato e questo penso sia intanto il primo dei problemi. Dopodiché questa ovviamente si interviene nel mercato del lavoro con l'accetta. Intanto mettendo le mani sull'articolo 18, lo dicevamo, una cosa che nessuno ha chiesto, non serve a nulla, ehm, è soltanto diciamo, secondo noi. Una prova di forza nei confronti del sindacato in generale, della CGL in particolare, uno scalpo da consegnare, abbiamo detto, all'Europa per dire che c'è un governo che vuole fare le riforme ed è anche un governo forte, e dopodiché non produrrà nulla in termini di sviluppo e di occupazione. Non è che le aziende vengono ad investire in questo paese perché non c'è più l'articolo 18, anche perché diciamo, 46 forme contrattuali, altro che flessibilità nel nostro mercato del lavoro. Ci hanno bisogno di fare altro, c'è cioè bisogno di fare altre... Altre politiche, c'è bisogno di fare riforme vere, dicevamo quella della giustizia, provare ad intervenire sui temi della giustizia, dei tempi della giustizia, delle aziende non investono nel nostro territorio, perché quando c'è una causa civile, perché tu vinci una gara d'appalto e il secondo ti fa la classica, il classico ricorso, è quella causa non sai quando finisce, c'è bisogno di intervenire sui temi della legalità, lo dicevamo prima, c'è bisogno di intervenire su, sui temi della formazione, mettere insieme le risorse sulla formazione, mettere diciamo, la formazione, la scuola, l'università al servizio anche dello sviluppo e delle esigenze dello sviluppo, cioè, bisogna fare tanta altra roba, la riforma della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione che può essere volano di sviluppo e non essere percepita come spesso è purtroppo, ma questo vorrei dirlo diciamo, anche grazie ai tanti tagli che sulla pubblica amministrazione si sono fatti, le varie spending review, i tagli lineari che dovevano servire soltanto. Che piuttosto che servire a rilanciare la pubblica amministrazione sono servite ad arretrarla ulteriormente, ad impedire che ci fosse formazione, investimenti in tecnologia nella, nella pubblica amministrazione, quindi una pubblica amministrazione che viene percepita più come una palla al piede piuttosto che come un volano possibile di sviluppo. Quindi c'è bisogno di intervenire su questo. C'era bisogno di fare tante altre cose piuttosto che intervenire su queste vicende: il controllo a distanza. Eh, queste cose che, che ovviamente vengono lette e percepite come un accanimento nei confronti del mondo del lavoro, un accanimento nei confronti del sindacato. Ora, certo, si è alleggerito il peso del costo del lavoro, soprattutto rispetto alle aziende. Allora, a fronte di che cosa? A fronte del taglio, però, il rischio di mettere in discussione un diritto fondamentale come quello della salute, perché quei tagli fatti là soprattutto, servivano e quelle risorse lì tagliate servono a finanziare la sanità. E quindi ora, c'era bisogno di fare ben altro in questo momento, il governo ha deciso e ha pensato invece di intervenire su questi temi. Noi siamo in campo, non ci rassegniamo all'idea che si possano fare queste politiche, che si, che si possa siamo sicuri che queste non sono le politiche che possono far uscire il paese dalla crisi e quindi stiamo in campo per contrastare queste politiche. Abbiamo fatto una manifestazione il 25 di ottobre partecipatissima anche per rispondere a chi pensava mi riferisco purtroppo cioè, all'attuale Presidente del Consiglio, a chi pensava che il sindacato fosse ormai un orquello inutile, che non rappresentasse più nulla e nessuno, abbiamo dimostrato che a San Giovanni non c'entravamo per quanti eravamo, Poi abbiamo fatto un altro sciopero, eh, abbiamo indetto uno sciopero il 12 e dimostreremo che ancora lì la gente sta dietro il sindacato, perché i corpi intermedi dello Stato servono, le forze sociali servono anche per diciamo, provare a creare un'interlocuzione possibile per uscire. Collettivamente dalla crisi, perché se no non si capisce come si dovrebbe uscire con chi comanda e chi subisce, io penso che questa non è la logica di un paese democratico. E per questo diciamo, noi contestiamo e non siamo d'accordo nella filosofia e nel merito per le scelte che il governo sta facendo sul tema del lavoro, ma anche sulla legge di Mascelli, a lei piace il job axe che è stato appena approvato dalla Camera? Ma io eh, condivido il fatto che eh, non è l'articolo 18 che fa eh, insediare o stimola un'azienda ad assumere. O meno, è solo un fatto insomma, di, di marketing, di fumo negli occhi, di presa in giro dei cittadini. Renzi che deve far vedere che si mette contro i sindacati, magari che si disloca, che lo sostengono, i sindacati che devono fare la battaglia, giustamente ci cioè mancherebbe che i sindacati non la facciano. E quindi Renzi, Renzi ancora una volta dimostra anche di essere capace di rinnovare il paese sino al punto di contrastare i sindacati anche dalla sua parte politica. Alla fine Renzi è sempre lì, nessuno lo fa cadere. Eh, eh, questo è un tema, è un eh, tema nei, interessante. Nelle parti però, sociali no? che comunque anche contano Anche nel PD partiti, ora eh, ne parleremo certo, con Loizio, c'è cioè fibrillazione. Il partito a livello nazionale secondo me non sta facendo una buona cosa. Con, è vero che le regole si scrivono insieme, se c'è una legge elettorale va scritta insieme, le regole fondamentali dello Stato, ma noi siamo opposizione. Non dobbiamo assolutamente sostenere il governo Renzi con il suo centro-sinistra deve essere chiaro chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Questo diciamo, modo di essere eh, non, non favorevoli ma comunque non opposizione dura e seria alle politiche renziane prima di tutto e del centro-sinistra poi è un grave errore che il centrodestra tutto e forse Italia anche secondo me stanno commettendo a livello nazionale. Quindi spero che si ritorni a parlare degli argomenti. Propri e cari alla destra, e di essere regolarmente e naturalmente all'opposizione, così come vogliono i nostri elettori. Più che perdere tempo ecco, a fare fotografie con l'Oxuria, io eh, penserei a preoccuparmi più dei problemi degli italiani: tra cui il problema più importante, e siamo qui per discuterne tutti insieme, è proprio quello del lavoro. Poi eh, dobbiamo vedere adesso gli effetti che il GioBaxter avrà sul, sui cittadini. Sulla ricaduta, la ricaduta, sul territorio. Spesso ad alcuni benefici ci sono purtroppo la rinuncia ad altre agevolazioni. Per esempio in campo libero, che è un altro strumento che sta per essere varato, porta dei nuovi benefici alle assunzioni nel settore agricolo e qui Bitondo è la parte dell'agricoltura, ma la Puglia. Per la Puglia il è un settore trainante fondamentale, però ciò comporta magari per dopo il triennio una rinuncia alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Quindi, bisogna adesso capire bene se realmente il Jobs Act avrà dei benefici sul territorio, sull'azienda e sui, eh, sui lavoratori. Io spero che questo avvenga eh, e spero che non sia, come è avvenuto sino ad ora, soltanto un fatto insomma, di campagna elettorale e di eh, pubblicità e che è quello che alla fine si è verificato con l'articolo 18. Perché o resta o, o, resta, o non resta l'articolo 18: un'azienda se ha necessità di assumere più di 15 dipendenti lo farà sempre perché deve produrre e quindi deve eh, soddisfare le commesse che gli sono richieste e comunque eh, un'azienda non si manterrà al di sotto dei 14. Eh, dei 15 dipendenti se avranno necessità di assumerli, quindi non è un fatto secondo me soltanto di pura campagna elettorale e ribadisco anche la questione degli 80 euro che benvengano a chi ce l'ha una busta paga, ma chi la busta paga non ce l'ha quella è proprio problema fondamentale, creare l'opportunità affinché chi quella busta paga non ce l'ha prima o poi la possa avere. Mario Luizio abbiamo sentito prima della pubblicità, lei non condivide eh, le politiche del governo di Renzi sull'articolo 18 che cosa farà il PD al Senato fondamentalmente il Jobax passerà così com'è ci saranno delle modifiche no, intanto il sostegno esplicito di Berlusconi a Renzi altera un po' la dialettica politica in Parlamento eh, c'è nel PD un dibattito, un partito ormai del 40% è naturale che abbia all'interno visioni, culture, approcci diversi. Per ora la, la, diciamo, la parte della minoranza congressuale, eh, la sinistra riformista, è riuscita a migliorare il testo, che rimane un testo assolutamente insufficiente, è riuscita a migliorare la parte, uno degli aspetti più negativi. Credo che in un Senato al netto di chi riterrà di non votare, ma il provvedimento passerà, si tratterà di vedere successivamente con i decreti delegati se da parte di Renzi possa maturare una voglia di discutere. Perché il punto fondamentale, la mia delusione e la mia rabbia è proprio su questa la parte su cui si soffermava Pino Gelmund. Io sono convinto... Che se Renzi avesse avviato insieme al Ministro del Lavoro un confronto costruttivo col Movimento Sindacale, il Movimento Sindacale era pronto ad affrontare ogni innovazione nel mondo eh, della, della legislazione sul lavoro e avrebbe dato un contributo anche a impostare le politiche industriali. Purtroppo ci siamo trovati di fronte anche qui a una scelta che io non capisco. Eh, di rifiuto del dialogo, il che non significa essere eh, impediti nella tua autonomia di azione di governo. Io mi auguro che quello, eh, questo aspetto assolutamente per me negativo e incomprensibile possa essere recuperato nella stesura dei decreti delegati, dove davvero si entrerà nel merito dei provvedimenti, sia pur sulle linee guida della legge delega, e mi auguro che anche eh, in quella fase possa decollare un confronto costruttivo perché se eh, arriviamo a questo io sono convinto che i sindacati sono nella condizione di presentare proposte assolutamente all'altezza di quelle che sono le nuove sfide della competizione e sicuramente all'altezza di quelle che ha bisogno il Paese. Bene, come vi dicevo in uh, apertura, Breakpoint è una trasmissione che vuole essere un po' diversa dalle altre. Vogliamo darvi un altro punto di vista. Per questo ora cominciamo a parlare di primarie che ovviamente in Puglia sono l'argomento principe della discussione politica in queste ore. Ma cerchiamo di sentire dai candidati alle primarie del centro-sinistra che cosa pensano di fare per migliorare le politiche del lavoro in Puglia. Se la regia è pronta mandiamo in sequenza le interviste a Guglielmo Minervini, Michele Emiliano, e Dario Stefano. Intanto perché dovrebbero votare? Perché è un'occasione da non sprecare, la Puglia si trova dinanzi ad un bivio e questo passaggio deciderà qual è la strada che prendiamo. Io vorrei che i pugliesi continuassero ad intraprendere la strada del futuro. Votare la nostra proposta significa essere consapevoli che la strada verso il futuro che la Puglia intraprende non è di una persona sola al comando, non è di un governatore, la strada è dei pugliesi, la Puglia la faranno i pugliesi. In qualche modo una forma di compartecipazione, di corresponsabilità ai pugliesi che sono consapevoli del contributo che ciascuno può dare. La Puglia che fa, quella che bisogna votare domenica 30 novembre. Abbiamo fatto 100.000 chilometri e siamo andati praticamente in tutte le città della Puglia. E poi bisogna lasciar fare al popolo delle primarie: nel senso che, se vogliono un candidato che prosegua il lavoro di Vendola senza cambiamenti, ovviamente non devono votare me. Se invece vogliono un candidato che, fermi restando i principi e i valori del centrosinistra, dia un forte cambiamento, una grande innovazione al governo della regione, possono votare me. Insomma, per gli elettori è chiara la differenza tra i competitor in campo. Il programma lo costruiremo dal basso, lo costruiremo assieme a tutti i pugliesi, ma è chiaro che ci stiamo lavorando. Adesso bisogna andare a votare il 30 novembre, può, tutti possono votare, potete andare, cercare sul sito www.primariepuglia.it e lì si troveranno i luoghi della vostra città dove si può votare. Ma è lo stesso impegno che abbiamo messo nell'agricoltura, che pure era un settore che tutti consideravano piegato su se stesso, lo dobbiamo mettere in generale nel mondo della produzione e del lavoro. Quello che abbiamo affermato in questi anni è una nuova idea di sviluppo, un nuovo modello di sviluppo che smette di piegarsi alle offerte che arrivano da altre parti d'Italia e da Roma e che erano offerte di inversione, di riconversione verso un'idea ed un modello fondato sull'industria pesante e sull'industria impattante, ad un modello di sviluppo invece che punti sulle sue peculiarità, sulle peculiarità di questa nostra terra, che sono l'agricoltura, il turismo, sono la cultura, sono il paesaggio, l'ambiente. Ecco, eh, punteremo su questo nuovo modello di sviluppo, sapendo che abbiamo una nuova programmazione che ci consente eh, il migliore accompagnamento possibile. Ecco, questa programmazione è frutto di questa nuova fase e quindi è molto più coerente alla possibilità di accompagnare il sistema produttivo a riconvertirsi su un modello di sviluppo che per noi sarà certamente. Molto ambizioso, ma ci consentirà di vivere la competizione in ambito mondiale con molte più cartucce da sparare. Subito a Loizzo, per chi voterà tra Emiliano e Minervini, ritengo Stefano fuori diciamo, da questa competizione per quanto la riguarda? No, Dario Stefano è un politico a corto, ha dimostrato anche di essere un buon amministratore. Sono stato con lui in giunta e ho visto le sue capacità anche operative. Voterò Michele Emiliano per una ragione semplicissima. È la personalità più autorevole, è la personalità che ha una maggiore capacità amministrativa, è la personalità che è più capace di aggregare eh, dal mondo del lavoro, dal mondo della sinistra, al mondo moderato che è tanta parte di questa regione. È il candidato più forte per assicurare da un lato la valorizzazione di tutto quello che di buono abbiamo fatto in questi anni, ma dall'altro lato è il candidato adatto per introdurre quegli elementi di cambiamento e di innovazione per aggredire alcuni nodi che la Puglia non è riuscita a aggredire nel corso di questi anni. Lo trovo, trovo semplicemente questo il furco della mia scelta, perché. Ho sentito Minervini, ho sentito anche Dario. Ovviamente alla vigilia della campagna elettorale tutti dicono che vuole fare del bene per la Puglia. Tutti raccontano, Sarebbe appunto, appunto. Dire il, tutti, il raccontano tutti raccontano che vogliono governare con i pugliesi. Tutti raccontano che vogliono vedere volare gli asini. Ma Emiliano. Da questo conta, punto di sì, vista sì. non assomiglia un po' a Renzi, no? No, quello che conta è che i cittadini questo devono giudicare e chi è in grado, chi ha la maggiore capacità dimostrata sul campo, la maggiore capacità amministrativa, la maggiore autorevolezza, la maggiore forza per portare, dopo aver governato bene la città capoluogo, dare una spinta anche, ovviamente non da solo, non governerà da solo, governerà insieme. Come giustamente il suo, slogan, il suo slogan, il sindaco della Puglia. Io credo che questa sia un'innovazione importante. Insieme anche all'UDC. Ma sì, l'UDC in questi cinque anni ha sostenuto apertamente il governo regionale pugliese. Più volte avendola ha utilizzato l'UDC per mandare avanti provvedimenti importanti. Non, non, non abbiamo una, avuto una UDC opposizione, abbiamo avuto una UDC che ha in questi ultimi cinque anni svolto un ruolo di buonsenso in Consiglio regionale e per questo non trovo qual è l'ostacolo ad associare. Ovviamente eh, la coalizione, come si dice, il perimetro della coalizione lo deciderà la coalizione insieme al candidato presidente che verrà fuori dalle, eh, dalle primarie, ma non, non vedo nulla di scandaloso. Eh però se i vendoliani subito dopo l'annuncio diciamo, di questo accordo tra PD e UDC hanno cominciato ad avere mal di pancia. Sì, è un po' di, di, di manfrina politica, un po' di amuina per cercare di far apparire Michele Emiliano, l'uomo dell'ingiugio. Ma in realtà è una, una scelta che non ha nessun senso avendo, avendola governato in questi anni eh, in maniera esplicita con, eh, con l'Udc. Quando fu portato Dario Stefano nella giunta fu portato perché era, eh certo, lui era un pezzo dell'Udc e l'ho portato a vendola, quindi trovo un pochino un, la muina, una muina politica <ride> senza che ha nessun, nessun senso. Io l'ultima parola che voglio spendere in questa occasione è soprattutto dire al popolo delle primarie non solo di partecipare, che il rischio che vedo è che le primarie possano avere una scarsa partecipazione, invece è importante farle diventare un grande evento democratico, farla diventare ancora una volta la festa della democrazia e della partecipazione e poi quello che sarà lo decideranno in maniera autonoma i nostri, i nostri elettori, i nostri simpatizzanti, ma l'importante è far diventare le primarie un evento straordinario che ci porti poi a vincere anche quelle che saranno le secondarie. Beh certo, se vediamo quello che è accaduto domenica scorsa per le regionali, nelle regioni in cui si è votato, il rischio di un grosso estensionismo è elevato. Giosmundo, non so se lei me lo vuol dire, per chi voterà se andrà a votare alle primarie o comunque qual è eh, il discorso che più l'ha colpita da questo punto di vista, dal suo punto di vista di sindacalista eh, durante queste settimane? Beh, intanto io penso sia importante che una coalizione eh, si proponga, eh, proponga ai cittadini di contribuire alla scelta di un leader che dovrà amministrare una regione importante come la nostra, in un periodo che sarà sicuramente complicatissimo, perché purtroppo all'orizzonte non abbiamo diciamo, un futuro roseo che, che ci guarda, ma di fronte a noi avremo un momento ancora di, molto complicato per il nostro territorio, dove bisognerà fare scelte importanti. Le scelte che dovranno essere anche lì condivise, eh, stiamo parlando di tre leader del centro-sinistra, tutti e tre importanti, due assessori che si sono distinti anche rispetto a scelte anche innovative, penso alle politiche di Vignardini rispetto alle politiche giovanili, alle politiche sull'agricoltura che Stefano ha messo in campo. Io poi direttamente ho conosciuto un po' di più Michele Emiliano, ho avuto possibilità diciamo, di confrontarmi, di scontrarmi, che è un sindaco che comunque ha cambiato la città di Bari. È un sindaco che comunque, diciamo, quando anche segretario di un partito che è quello di Renzi in questo momento, che nega il confronto col sindacato, con noi ha sempre discusso a livello territoriale, ha fatto diciamo, del confronto, della concertazione, anche una sua forza, perché si cambiano le città, si cambiano i governi, si cambiano i paesi, se c'è una condivisione di progetto, si, si coinvolgono anche le parti, quelle che possono diciamo, sembrare eh, avverse, ma che propongono delle idee. Beh, io penso che questo intanto un grande momento di democrazia, ha sfruttato e utilizzato. Sicuramente eh, andrò a votare, sicuramente faremo delle scelte che non sono ovviamente di organizzazione, perché ognuno è libero di poter votare: eh, i nostri iscritti, i nostri dirigenti, chi ritiene essere il leader migliore. Quindi proveremo diciamo, a dare un contributo di partecipazione a queste elezioni, questo sì e senz'altro. Navascelli, no, mi sa che lei quest'anno alle primarie. non vota, eh? Non mi chiede per chi voteresti. <ride> nel caso in cui dovessi andare lei... a votare, no. Eh, nel caso in cui ci fossero le nostre primarie, insomma, sarei felice di parteciparvi perché oggettivamente sono uno strumento importante. Ma perché che non le fate? Tutto sommato, ci sono un paio di candidati diciamo papabili al momento. Eh, appunto, attendiamo diciamo, del tavolo regionale. Fino a qualche giorno fa c'era l'UDC, adesso scopriamo invece che dalle conferenze stampa, che l'UDC, io direi il mio parere basso, cercate cioè, di marginare certi esponenti politici perché chi è, appena soltanto le elezioni per le provinciali, cioè eh, stiamo parlando di metà ottobre, era candidato, era alleato con il centro-destra, oggi si allea con il centro-sinistra. E allora è bello che ci sia chiarezza, che ci siano dei delle differenze, no? Allora Gli basta. Italiani, con... Me lo permetta, forse non vanno più a votare perché non ci stanno capendo più niente. e hanno, e hanno, e hanno anche ragione. È vero che l'UDC ormai sta ritornando ad essere un prefisso telefonico perché eh, ha delle percentuali bassissime e ha proprio una impostazione politica e culturale da prima repubblica. So, cioè, un mese fa loro erano alleati con il centro-destra e hanno partecipato fino all'altro giorno ai tavoli regionali del centrodestra. Tant'è che a Roma c'è un po' di imbarazzo da questo punto di vista. A livello regionale, invece, l'Odc decide poi di eh, allearsi con il centro sinistra e, se vogliamo, anche con una parte del centro sinistra, perché poi hanno fatto finta di non schierarsi alle primarie. Ma è evidente che sostengono uno dei, te, dei tre candidati, dal punto di vista Ufficioso. Ora io avrei colto di buon grado le prime del centro-destra, purtroppo non ci saranno. Vediamo il tavolo regionale che fa. Forse anche per queste eh, diciamo, vicissitudini regionali non si sono più tenute a Roma. Stanno prendendo una decisione. Io spero che comunque il centro-destra si attivi al più presto per scegliere un candidato. Sarebbe un utile strumento, ribadisco, riconosco il centro-sinistra ed auguro questo momento di festa, perché spero che soltanto questo sia e non ci sia anche una festa successiva per le primarie, spero che ci siano anche da noi eh, ora eh, le elezioni, ecco come ci spiegava prima Lioizio, sono state eh, prorogate a maggio, quindi c'è più tempo, subito insomma, o... Oh, un candidato che inizia la sua campagna elettorale insieme a quello del centrosinistra oppure delle primarie fatte magari entro i primi giorni del 2015 così in modo tale da mettere in condizioni tutti noi di correre e restituire, consentire che la Puglia possa ritornare ai pugliesi insomma, dopo dieci anni di governo vendoliano di centrosinistra. Bene, eh, su queste parole io credo che si possa arrivare alla conclusione di questa prima puntata di Breakpoint. Abbiamo voluto non soffermarci particolarmente sulle polemiche politiche, ce ne sono state tantissime, avrete avuto occasione di ascoltarne anche alcune attraverso i nostri telegiornali, ma abbiamo voluto darvi un punto di vista diverso di quelle che sono le problematiche vissute ogni giorno da migliaia di persone che oggi hanno difficoltà a portare uno stipendio a casa. Vi abbiamo raccontato le storie di disperazione in alcuni casi degli operai di alcune industrie della zona di Bari e di Modugno. Speriamo naturalmente che la situazione possa migliorare per loro, che possano vivere un Natale più sereno. L'appuntamento con Breakpoint è per la prossima settimana, sempre giovedì in prima serata e poi in replica di domenica parleremo di temi legati alla salute. Buona serata, grazie per essere stati con noi.